Eccoci tornati in diretta, 11:24 primi 28 secondi. Abbiamo iniziato a discutere del referendum sull'energia, no, trivelle, insomma, depositati da 10 regioni. Ci ricorda Piero La Corazza, che è presidente del Consiglio regionale della Regione Basilicata, che ci ha spiegato da dove nasce questa iniziativa, oltre alle impugnative dello Sblocca Italia, del decreto sviluppo, sulle competenze riaccentrate del governo. Ci ha spiegato, da aggiungere anche, insomma, che anche il presidente dell'Emilia Romagna anche non ha condiviso i quesiti, ma comunque fa parte del fronte. Quindi, insomma, diventano 9 le regioni a guida PD contro il governo, più quella a guida Forza Italia e quella Veneto. Abbiamo ancora qualche sms però sulla questione che abbiamo sollevato prima, mutui, sì, case, questo, questo mi pare interessante, perché dice Pierluigi, scrive: molti mutui sono per liquidità e o ristrutturazioni. Ora, se è per liquidità, vuol dire che siamo messi male, molto perché male. Molto male, diciamo, no? Se è per ristrutturazioni, sicuramente è un elemento positivo, però questo, certo, mi pare un suggerimento interessante per cercare di trivellare il dato e disaggregarlo meglio. Avvalendosi quindi dei bonus fiscali che ci sono per la ristrutturazione edilizia. È probabile, però se sono mutui per liquidità, sono cavoli amari. Se sono mutui, diciamo, per liquidità, spariamoci. Okay, esatto. Però, ripeto, c'è una discrasia tra un più 55% al netto delle sur nei dati ABI e in più 3% dei dati fiscali. Però vabbè, detto tutto questo, allora